Sostanzialmente l'idea nasce dalla necessità di creare una collaborazione con quelli che sono sostanzialmente gli artefici di questa particolare argomentazione, che è quella della legalità e quelli degli strumenti. Quindi Fratelli d'Italia sostanzialmente vuole iniziare a ragionare su quelle che possono essere le politiche da mettere in atto per poter affrontare e per dotare sostanzialmente chi, come le forze dell'ordine, agisce in primo piano, per dotare di strumenti che siano adeguati per poter poi raggiungere quelli che sono gli obiettivi di contrasto ovviamente alla criminalità. Da qui nasce la giornata di oggi e il titolo, che è appunto Capaci oltre la strage, che non vuole essere soltanto un ricordo e quindi una commemorazione fine a se stessa di quel tragico evento, ma che vuole essere appunto lo spunto per non perdere di vista quelli che sono degli obiettivi che purtroppo nella nostra regione è, devo dire, con rammarico, anche nella nostra città negli ultimi anni sono, diciamo, da politica di prima linea. Quello che è importante anche in giornate come queste è che ribadiamo l'impegno sicuramente nostro, ma che venga anche dalla società, la società intesa come partiti, intesa come anche amministrazioni, eccetera. Quindi non sono retoriche, dobbiamo prendere e elevarle queste giornate e far sì che ci sia il dibattito, perché altrimenti rischiamo che, se non lo facciamo noi che siamo la parte sana e soprattutto ribadiamo cose sane, poi si rischia che poi nascono monumenti a dei delinquenti, ma non è il caso. Noi abbiamo tanti eroi tra poliziotti, ovviamente tutta la forza dell'ordine, magistrati eccetera, che hanno dato veramente la vita per una società più giusta e una società più onesta. Quindi celebriamo molto di più, dobbiamo ribadirlo, lo faccio volentieri come sindacato ovviamente, ma vedo che si allarga ed è importante questo che continui.